pintando Buenos Aires. Colores. Colores. Sí, sí. Como colores. Así. Bien. Wow. ¿Qué cola? Sí, sí. ¿Qué? Así como agua. Así, así, así. ¿Sí? Así, bien. Así. Parece, sí. Muchos colores. Solo pensé. Diciamo che praticamente il progetto è iniziato, è un progetto mio e quello di Miki, siamo venuti qua per imparare fondamentalmente a fare dei collage. È il primo collage che abbiamo fatto e abbiamo deciso di iniziare rappresentando una donna in bianco e nero che rappresenta fondamentalmente la mamma Europa, che prende, che tiene in mano questi fiori che rappresentano invece il nuovo mondo e il Sud America. Praticamente raccoglie questo fiore che ha lasciato dopo averlo colonizzato, dopo aver colonizzato questo paese, averlo tra virgolette un po' rovinato e vede che praticamente è cresciuto da solo, è cresciuto forte, colorato, pieno di vita. E qui lo guarda con una certa dolcezza, ma allo stesso tempo chiede di imparare. E dai, entro io. Ah, e dai, dai, entro io. E prende e esplode, esplode con i colori. Io vengo, cioè, la parte in la che Claudio è perché il progetto è él, tenía que haber colores. Ya, y pues yo hice un al trabajo del viajero y pues una técnica buena le gustó a Pamela, que es la que está ahorita manejando este hostel, y ella me contactó y nos unimos ahí y hemos estado hablando entre nosotros, nos hemos hecho buenos amigos y creo que está haciendo un resultado bueno. Esperamos, vamos a pintar varios más. Entonces, ahí vamos en el proceso. Este proyecto se llama Minonda Clan. Es una buena onda que percorrerá todo el Sudamérica, justo aquí en Nicaragua. Te invitamos a seguirnos sui social, su Facebook e su Instagram, y a seguir también la evolución de las personas que nos seguirán y que verán con nosotros. Speriamo di trovare tantissimi artisti disposti a collaborare con un italiano come me, con un'italiana come me. E
cercare uno sponsor per poter portare gli artisti che hanno collaborato con noi, portarli in Europa e fargli dipingere muri là in Europa, quindi fare in modo che non solo io porto la mia cultura qui, ma che anche loro poi tornino, cioè vengano da noi a portare la loro cultura e colorare i nostri muri che sono di una distanza internazionale. Muchas gracias.